Un lavoro teatrale messo in scena con garbo e genuina passione per ricordare Guglielmo Papaleo, una delle massime espressioni dell'imprenditoria catanzarese. Lo spettacolo, intitolato Guglielmo quando nessuno ci credeva, in scena al Teatro Politeama, è stato scritto e diretto da Gregorio Calabretta. Una rappresentazione emozionante, interpretata dai giovani imprenditori di Confindustria Catanzaro e Teatro Studio Mediterraneo. Lo spettacolo era già andato in scena per una rappresentazione riservata alle scuole catanzaresi, confermando l'obiettivo di fondo di tutta la manifestazione. Come sottolineato dallo stesso Rubettino, ricordare ai giovani che sogni ci sono, vanno fatti e perseguiti, lo ha potuto dimostrare in prima persona proprio Guglielmo Papaleo. Di origine umile, determinato e avanti di 20 anni rispetto a tutti, il patron del caffè ha saputo creare un impero, senza dimenticare la sua città e la sua gente. A fine spettacolo, insieme alla compagnia Teatro Studio Mediterraneo a salire sul palco, sono stati proprio gli impavidi imprenditori catanzaresi di Confindustria Giovani. Di fianco al presidente Rubettino, nel ruolo dello stesso Guglielmo, ci sono stati Antonio Abramo, in quello della moglie di Papaleo, la signora Dalgisa e poi ancora gli inconsueti attori Camillo Crivaro, Raffaele Davoli, Caterina Froio, Danilo Massena e tanti altri ancora. Nell'ambito della manifestazione si è celebrata inoltre la seconda edizione del Memorial Guglielmo Papaleo Premio Teano, promosso dall'ANDE, Associazione Nazionale Donne Elettrici di Catanzaro, destinato agli imprenditori che mostrano la parte più bella della nostra terra. Quest'anno il riconoscimento è andato al Cavaliere del Lavoro Giovanni Colosimo.